Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Bentrovati all'appuntamento con Viaggiando da parte di Monica Celegato. Un nuovo argomento oggi decisamente entusiasmante, perché parleremo di animali molto particolari. E prima però di presentarvi il nostro ospite, vi ricordo il sito, che è www.viaggiandoinradio.it, dove riascoltare le nostre trasmissioni e dove trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno. Adesso invece vi presento il dottor Antonio Celona del Delfin Aeolian Delfin Center. Dottor Celona, porti pazienza, ma io con l'inglese sono inguaiata. Buongiorno intanto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, grazie intanto, dottor Celona, di aver accettato naturalmente di essere nostro ospite. Noi volevamo raccontare ai nostri ascoltatori del Delfin Watching nei confronti, cioè metterlo un po', se vogliamo, in chiave turistica, no? Perché voi sì, vi occupate di questi deliziosi animali, però in modo molto scientifico, proprio perché insomma lo fate con un amore, una cura completamente diversa dal fatto di andare a vedere un delfino che fa chissà quali cose. Noi portiamo avanti un progetto nell'area di tutte le eolie ormai da 6 anni, in pianta stabile. Questo è l'unico progetto a lungo termine sul monitoraggio dei mammiferi marini e delle tartarughe pure nelle acque appunto di tutto l'arcipelago. E beh, consideri che l'arcipelago delle Eolie è tra le aree più importanti in assoluto a livello mondiale per la riproduzione del capodoglio. Non tutti magari pensano al capodoglio come un animale che potenzialmente si può incontrare andando in giro per i nostri mari. Sì. E quindi questa è una delle motivazioni che ci hanno spinto appunto a portare avanti un progetto e ad investire economicamente e anche in termini di risorse umane. Certo. Quindi avete a un certo punto trasformato questo vostro studio, se vogliamo, e l'avete un po' messo a disposizione anche delle persone, no? Certo, perché noi ogni estate, nel momento in cui insomma le eolie si popolano di un sacco di, certo, di turisti, cerchiamo di dare la possibilità anche ai visitatori di venire con noi e rendersi conto di quanto possa essere affascinante trovarsi nelle acque del Mediterraneo a pochi passi, tra virgolette, dalla propria abitazione, ma immersi con animali che normalmente si vedono in TV e si pensa non possano vivere vicino a casa nostra. In realtà è più il contrario. Sì, in effetti, cioè, oltre a viverci, interagiscono anche, no, insieme a noi. Voglio dire, i problemi ce li abbiamo sempre noi di solito nei confronti degli animali, ma loro nei nostri ne hanno sempre molto meno. Che poi, tra l'altro, dottor Celona, la presenza di questi cetacei, diciamo che garantisce anche la qualità dell'acqua che c'è lì alle isole Eolie, no? Sì, diciamo, oltre che dell'acqua, proprio dello stato di salute dell'ecosistema marino in generale, nel senso che comunque questi animali sono animali che patiscono particolarmente soprattutto l'interazione con le attività antropiche, in particolare con alcuni sistemi di pesca e con il traffico nautico che continuamente è in aumento. Diciamo che per quanto concerne le attività di pesca non sono i soli, diciamo, a pagarne lo scotto, nel senso che i pescatori spesso ne hanno pure la peggio. I pescatori vengono abbondantemente danneggiati dal punto di vista economico dai mammiferi marini, soprattutto da alcune specie di delfini, però è chiaro che in passato i delfini hanno patito l'utilizzo di attrezzi da pesca che magari in parte li potevano danneggiare o comunque potevano cambiare quelle che erano le loro abitudini. E questo insomma è una cosa che da qualche anno a questa parte, anche grazie alla sensibilizzazione portata avanti dai vari enti di ricerca, sta lentamente diminuendo. Quindi noi registriamo costantemente un aumento di quelle specie che in realtà un tempo erano in rarefazione. Bene, questa è una cosa straordinaria.
Senta un po', dottor Celona, ma una giornata tipo, no? Se una persona ovviamente viene da voi e vuole provare questa esperienza, immagino, incredibile a tu per tu con i delfini, come funziona, dottor Celona? Allora, consideri che noi abbiamo base sull'isola di Salina. L'isola di Salina è tra le più belle delle Eolie, quella più verde, insomma, così, senza nulla togliere assolutamente alle altre. Ogni isola ha le proprie peculiarità. Certo. Quella di Salina è quella di essere veramente verdissima in qualsiasi stagione, anche in questo periodo che è particolarmente caldo e secco, è comunque verdissima. E dicevo, noi abbiamo la sede proprio nel porto di Santa Marina, dunque non appena si scende dalla riscata basta alzare gli occhi e trovare la sede di Delfis. La gente viene a visitare il nostro centro. Noi abbiamo un centro con all'interno una mostra malacologica permanente, una vasca tattile con all'interno le razze che i bambini vengono a toccare, ci sono dei pannelli descrittivi e chiaramente possono iniziare ad avere quello che è il primo approccio con il mare. Successivamente decidono di uscire con noi. Consideri che giornalmente noi abbiamo delle persone che escono con noi. Io tengo a precisare una cosa: il nostro è un lavoro, diciamo, che nasce puramente scientifico e che poi in qualche modo apriamo anche agli altri, perché è giusto, se vogliamo proteggere gli animali, cercare di divulgare nel maggior modo possibile, nel miglior modo possibile, quelle che sono le caratteristiche degli animali, quelle che sono le caratteristiche dell'ecosistema nel quale vivono. Certo, quindi rispetto in primis. Il rispetto prima di tutto, il rispetto, ma non un rispetto con i paraocchi, nel senso bisogna essere coerenti, bisogna capire che nel mondo viviamo noi, vivono gli animali, vivono gli esseri umani, dover trovare sistemi che possano garantire la convivenza di entrambi credo che sia una cosa fondamentale al giorno d'oggi, perché altrimenti ricadiamo negli errori fatti in passato. Noi ci siamo fatti padroni di qualcosa che in fondo nostro non è e non sarà mai, fondamentalmente, esatto. Il dominio degli animali. E quindi escono in mare con noi, escono in mare e seguono quella che è la nostra normalissima attività di ricerca. Quindi noi usciamo in mare, le persone seguono tutto quello che è il nostro lavoro, gli vengono impartite delle nozioni, diciamo, fondamentali di biologia marina in generale, delle nozioni sulla biologia dell'ecosistema marino delle Eolie, che è molto particolare perché è un arcipelago vulcanico e come tutti gli arcipelaghi vulcanici, insomma, è un po' particolare dal punto di vista oceanografico. E subito dopo, diciamo dopo una mezz'oretta di lezioni, ma che non sono lezioni accademiche, si cerca veramente di imboccare nel miglior modo possibile, far comprendere con i termini più semplici quello che in realtà spesso sono invece dei fenomeni molto difficili da comprendere così a prima vista. E quindi dopo questo breve training si coinvolgono direttamente, cioè la gente inizia a raccogliere dati con noi, inizia a capire cosa facciamo, come facciamo, utilizzano l'idrofono, ascoltano i suoni dei mammiferi marini, registrano i suoni dei mammiferi marini e raccolgono tutti i dati che sono legati a quello che è il comportamento degli animali nel momento in cui vengono osservati e dati che riguardano invece le condizioni atmosferiche che in quel momento ci sono. Per un motivo molto semplice: a noi non importa semplicemente sapere che esistono i delfini nell'arcipelago delle Eolie, noi importa fondamentalmente sapere cosa ci fanno, quando ci sono, perché ci sono, quali sono le condizioni che mutano la possibilità di vederli o non vederli in superficie, in un'area piuttosto che in un'altra. Certo. E queste informazioni per noi sono fondamentali proprio per trovare sistemi il più possibile efficaci per poterli salvaguardare. Bello. Altrimenti non riusciremmo in nessun modo a portare avanti politiche che possano in qualche modo aiutare le specie. Sì, indubbiamente sì. Beh, per fortuna che ci siete, dottor Celona, voglio dire. Grazie. E credo che sia un'esperienza assolutamente da vivere questa insieme al Delfis. Per arrivare a voi c'è un sito, giusto, dottor Celona? Sì, il nostro sito è www.delfis.com
A, B, C, come Ancona, Domodossola, Catania, sì? .it. Perfetto, quindi lì trovate tutte le indicazioni, i contatti, come raggiungere praticamente Delphis e ovviamente magari come poter vivere questa esperienza che io credo sarà assolutamente indimenticabile. Dottor Celona, grazie davvero per essere grazie stato qui, voi. Ma soprattutto per quello che fa lei insieme ovviamente ai suoi colleghi per questi animali fantastici che sono i delfini. Grazie e buona giornata. Grazie ancora a voi, buona giornata. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.